intanto voglio ricordare che se il piano Juncker o il piano Merkel, chiamiamolo Merkel perché sull'immigrazione dovesse entrare in vigore, l'Italia rischia di diventare un grande centro d'accoglienza, perché se gli hotspot, cioè i centri di smistamento e di registrazione, verranno fatti solo ed esclusivamente in Italia, ieri un rappresentante dell'ONU ha detto si facciano solo ed esclusivamente in Italia, vuol dire che tutti arriveranno qua e quindi il nostro paese diventerà un grandissimo centro d'accoglienza, per cui verranno smistati. Belgio, noi abbiamo fatto una perché proposta. Noi siamo paese di transito comunque, perché poi vogliono andare altrove, quindi non sempre, perché ad esempio però, nel 2014 abbiamo 90.000. Nel 2014 ne sono sbarcati in Italia 170.000, ne sono finiti nei centri di accoglienza o nelle strutture governative o attraverso il meccanismo degli SPRA 65.000, 100.000, come li definì all'epoca l'Espresso, i cosiddetti invisibili. Io non sono così convinto che quei 100.000 sono andati tutti in Germania, in Danimarca e Svezia. Secondo me qualcuno si è fermato anche nel nostro territorio e probabilmente non avendo un lavoro, una casa. Esattamente, non avendo un lavoro, una casa e un reddito, probabilmente qualcuno gli è anche venuto in mente di delinquere, non avendo di cui vivere. Certo, con la vostra legge credo, è difficile trovare un lavoro. Però beh, credo, insomma, no, diciamo la nostra legge, che è una legge, la nostra legge. Questo lo dice un po' così, perché non ha dati. Voglio dire, i dati che ne abbiamo 90.000. Aspetti. La nostra legge, cioè la legge Bossi-Fini, che è una legge che tra l'altro si innesta sulla Turco-Napolitano e porta a un testo unico sull'immigrazione, e che se la sinistra avesse considerato quella legge sbagliata in questi 15 anni l'avrebbe probabilmente cambiato. Si basa su un principio che entra nel nostro paese, che ha un lavoro, un reddito e ha di cui vivere. Quindi io credo che sia una legge, E se no la facciamo affogare. Cosa non condivido col Movimento 5 Stelle, che credo che sul tema dell'immigrazione sia profondamente confuso e abbia le idee estremamente chiare. Io credo che Grillo abbia un'idea chiarissima del problema dell'immigrazione, tant'è che lo dice e lo scrive. Il problema sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Prima cosa, sul caro di Mineo, facciamo chiarezza, perché non si può far passare un messaggio assolutamente sbagliato. Il caro di Mineo l'ha aperto Maroni, sì, l'ha aperto Maroni quando era ministro dell'Interno, Angelino Alfano era ministro della Giustizia, e quindi se c'era dormiva oppure non c'era, visto che scarica il problema su Maroni. Maroni ha aperto quel cara nel momento in cui in Tunisia e in Libia c'era la guerra. In quel cara ci sono finiti non clandestini, ma sono finiti richiedenti asilo, visto che il CAR è un centro d'accoglienza per richiedenti asilo. Cioè, c'erano i CIE, perché va spiegata, c'erano i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, che erano quelli dove tu metti le persone per poterle identificare. Ce ne sono pochi, perché ce n'erano 13, ce ne sono 5, accoglievano 3.000 persone all'epoca, di Maroni ne accolgono 300 oggi. Dopodiché Maroni ha gestito quel centro era gestito dalla Protezione Civile. In quel centro c'erano richiedenti asilo, quindi gente che aveva superato il vaglio di ammissibilità della domanda e aveva i criteri per poter acquisire lo status di profugo. In quel centro la gestione era assolutamente regolare, c'era il controllo della polizia, e non mi ricordo che nel 2011 c'erano 3 inqueste della procura su quel quindi centro. Dopodiché la gestione è completamente scivolata, che a 4 anni di distanza si attribuisca la responsabilità della gestione totalmente criminale e delinquenziale di quel centro. Ripeto, ci sono delle inchieste aperte, ci sono esponenti politici dell'NCD indagati, tra cui un sottosegretario. Però è quello nel 2011 noi stavamo gestendo un fenomeno, che era il fenomeno delle primavere arabe. C'erano paesi in rivolta. Quello che c'è oggi con la Siria. Ma la Siria forse un po' più lontana. Però siete d'accordo, diciamo, sul fatto di dire che poi è diventato un business. È diventato un business da parte di chi ha gestito questo fenomeno nel corso degli anni. Quindi attribuire alla gestione di 4 anni fa di Maroni le responsabilità di una cattiva gestione oggi credo che sia assolutamente irresponsabile.